Cari amici e telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sport ad Orte TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo di sport all'aria aperta. In questa puntata parliamo di rafting, la discesa sui fiumi a bordo del gommone. Allora Tatiana, abbiamo iniziato la nostra discesa sul Brenta. Come ti senti? Dai, un'emozione nuova, uno sport che vengo a conoscere, dunque sto imparando delle nuove tecniche, chissà che non mi anneghi. Il mio obiettivo più grande è poter riuscire ad andare alla prossima Olimpiade in modo da coronare globalmente un sogno di 4 Olimpiadi. E poi il futuro sarà la famiglia. Sul Brenta e dagli amici di Ivan Team ci siamo trattenuti 2 giorni e il secondo è stato tutto dedicato allo slalom e agli allenamenti della squadra agonistica. Per prima cosa Stefano Pellin posiziona le porte. Ci sono anche dei canoisti che ci accompagneranno nella discesa con gli studenti di Valstagna. Per cui porta singola, uscite, la fate verso sinistra, venite qua in discesa, boom, qua dovete entrare veramente a balla. Siete tutti pronti? Sì! Tu hai già fatto slalom? No, ma vorrei provarlo. Adesso siamo pronti a partire. Bene. Penso che non sia così facile, ma possiamo farcela. Ok. Tutto! Dai! Parti! Bimbi, venite su questa, venite diretti su questa, dai, risalita, dai, vai. Cinque.
tocca a noi provare a passare. Le porte sono state allargate, ma lo slalom davvero non è facile, anzi è molto difficile. Perché non ci sono soltanto le porte, ma anche i masti che spuntano dalla corrente, e andarci addosso per qualcuno significa un tuffo fuori programma. Grave, lungo il campo di slalom c'è sempre il servizio di sicurezza e presto uno dei canoisti entra in azione per il recupero. Ma cosa combini? Sei caduto in acqua, era gelata? Tantissimo. Hai avuto paura? Un po', perché c'erano le onde giganti. Le onde giganti, le pietre, ma è la prima volta che cadi? No, anche tantissime volte sono caduto. E poi niente, risali e riparti? Un po' infreddolito? Sì. E riprendiamo la discesa sul Brenta, un fiume ricco di storia e che attraversa una valle davvero incontaminata. Un fiume che a bordo di un gommone da rafting riesce continuamente a stupire, con paesaggi di rara bellezza tra le rocce e le anse della corrente, con sfondi sempre diversi, nuovi colori e nuove atmosfere. E poi qui sul Brenta ci sono ambienti naturali unici, come le grotte di Oliero, dove andare alla scoperta del mondo sommerso dall'acqua. Oppure scegliere tra percorsi di rafting lunghi soli 4 km, ovvero i propri full immersion nel fiume con discese di oltre 10 km. Tutti però si concludono alla casa del fiume. E anche noi approdiamo lì, a due passi da questo piccolo gioiello recuperato dall'abbandono da Ivan Pontarollo e che oggi è il simbolo delle tradizioni fluviali della valle. Un vero viaggio attraverso storia, tradizioni e natura, quello che abbiamo fatto in rafting sul Brenta. A parte il divertimento, il fiume può essere una scuola secondo voi? Sì, c'è in geografica. In geografia. Bravo. Adesso andate a cambiarvi perché siete un po' infreddoliti. Ciao. Ciao. Stefano, anche questa è andata. Serena, guarda che cosa mi sono portato. Oh, sta benedetta cartina. Aosta, Valtellina, Valstagna e adesso Roma. Ci conviene andare.
Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di sportoutdoor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Siamo in onda con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Puntata questa tutta dedicata al rafting, come avete visto abbiamo parlato della discesa sui fiumi a bordo di gommoni. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul nostro sito sportoutdoor.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. In ogni caso ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboni.